Il sottotitolo del volume Amore Psiche recita Percorsi di psicoterapia individual psicologica. Io trovo suggestiva questa scelta della parola percorsi perché mi sembra suggerire che l'esperienza della psicoterapia non sia qualcosa di preventivamente prevedibile. Lei ha colto perfettamente il segno. A parte l'espressione forse un po' scontata che non esistono due terapie uguali, le faccio un esempio, vengono da me due fobici, non li posso trattare allo stesso modo, perché innanzitutto sono o Mario o Andrea che soffrono di fobia e non sono due fobici. E questo è il primo punto, sono due persone che hanno quel problema. Quindi bisogna cercare innanzitutto di arrivare alla conoscenza della persona, di arrivare a cogliere in qual modo ci si può accostare alla persona per trovare, usiamo le antiche espressioni, faccio richiamo all'intervento precedente di Gesù, hanno orecchie da intendere, non intendono, hanno occhi per vedere, ma non vedono. E noi dobbiamo trovare l'orecchio che intenda, forse sono io che devo trovare le parole giuste, lo sguardo giusto, in certi casi l'abbraccio giusto perché intenda, e se poi intende su questo cominciare a lavorare. I percorsi sono pertanto diversi da soggetto a soggetto. Ognuno di noi, lei ed io, abbiamo due storie di vita che per certi versi saranno simili, per altri versi sono assolutamente diverse e che stanno alla base di fatto che lei è cresciuto ed affronta oggi la vita con le sue potenzialità, le sue capacità, forse simili o vicine alle mie, forse diverse, ma sono comunque distanti, perché la mia storia è un'altra, anche perché sono nato prima di lei, quindi in un'epoca diversa dalla sua, con messaggi familiari, ecclesiali, scolastici, dei mass media, eccetera, diversi dai suoi. Anche questa differenza di età ha già un significato, perché ogni epoca trasmette tutta una serie di messaggi, ed è la ragione per la quale se uno pensa di curare un bambino di oggi, ad esempio, secondo le indicazioni della scuola di Boston, fallisce, perché la scuola di Boston è del 1990 circa. Il bambino 2017 non è più il bambino. Certe idee sono valide, con questo non sto dicendo che uno Stern non è più valido, anzi un terapeuta odierno deve conoscerlo bene, però non può più applicare quello perché è cambiato il mondo. Adler diceva lo stile di vita si forma nei primi 4 anni e ci dà un percorso per tutta la vita. Io ho solito dire, se ci mettiamo degli occhiali che hanno le lenti verdi, vedremo sempre tutto verde. Forse poi in analisi può essere che tu comprenda che puoi metterle anche con le lenti rosse o con le lenti grigie o ideale con le lenti bianche. Le cose cambiano, ecco perché i percorsi cambiano e dobbiamo essere costantemente aggiornati. Quindi la formazione di un analista, psicoterapia sta nell'analisi, l'analisi è qualcosa di superiore e di più profondo. Un analista evidentemente deve essere non soltanto un esperto di tecniche, si parla tanto di teoria della tecnica, ma deve essere un conoscitore della realtà che lo circonda, un conoscitore di quello che ad esempio i grandi autori hanno detto dell'uomo, hanno descritto l'uomo. Come puoi pensare di comprendere l'animo di una donna se per esempio a suo tempo non hai vissuto i tormenti di un'Anna Karenina o di una Madame Bovary? Devi passare da quella strada. Se pensi solo ad imparare quello che ti dicono i testi che studi all'università e resti bloccato su quello, è difficile che tu possa arrivare a essere adeguatamente ascoltato, capito, a interagire profondamente con questa donna.
Abbiamo colto come nel volume Amore e Psiche siano veramente tante le dimensioni dell'attività psicanalitica che vengono proposte al lettore, e quindi non ci resta che augurare di prendere in mano questo libro e di trarne tutto ciò che di positivo sia possibile. Ringraziamo il professor Grandi di essere stato qui con noi e gli auguriamo ancora grandi successi. Mi permetto essere io a ringraziare voi per il garbo e la gentilezza con cui mi avete accolto. Grazie, a presto.